Luca, sei tornato ormai già da qualche settimana a pieno regime, siamo nella parte centrale del campionato, si avvicina il Natale, ma si avvicinano partite importanti, ad iniziare da quella di sabato con il Venezia. Sì, sicuramente ci aspettano 5 partite difficili perché dobbiamo andare in campi comunque importanti e speriamo adesso di sabato di riprenderci i 3 punti che abbiamo perso a Perugia, anche se non sarà facile, però ce la metteremo tutta per vincere. Per te è stato un avvio di stagione travagliato per motivi fisici, sei entrato in squadra poche settimane fa, e quali sono le tue condizioni? Sì, diciamo che ho avuto dei problemi all'inizio stagione, adesso son passati, adesso sto bene da un mesetto che mi sto allenando comunque con continuità, ho trovato anche comunque 2 partite da 90 minuti, quest'ultima magari sono entrato nel secondo tempo, però fisicamente mi sento bene e vorrei dare un contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Nel modulo ad albero di Natale dovrai lottare per conquistare una maglia con Masciangelo. Sì, io posso fare sia il terzino che la mezzala, il mister lo sa. Dove trova più opportuno inserirmi mi farò trovare pronto. Sicuramente terzino mi piace come ruolo perché è un ruolo che secondo me posso fare molto, però certo devo adattarmi perché non l'ho mai fatto da inizio gara, diciamo, sono sempre partito dalla panchina per fare il terzino. Quindi spero di iniziare magari qualche partita dall'inizio come terzino. Parliamo anche di questa classifica, una classifica mai come quest'anno molto corta, nel giro di 2-3 punti ci sono una decina di squadre, basta vincere una partita per salire su di diverse posizioni, se poi si perde si scivola un po' più sotto. Eh sì, quest'anno diciamo che è un campionato molto equilibrato, quindi stiamo tutte lì, non devi rischiare di perdere più 2 partite di fila perché magari ti ritrovi sotto con la classifica, quindi diciamo che adesso pensiamo a Venezia perché dobbiamo riprenderci questi 3 punti, come ho detto prima, che è importante restare lì dove siamo. Secondo te, parlando del Venezia, cosa c'è da temere della formazione lagunare e poi se conosci in particolare qualche giocatore con cui hai giocato in passato? Sì, posso dire che la squadra è forte, è una squadra organizzata. Posso dire che possiamo temere Aramu perché lo conosco, che ci ho giocato alle nazionali insieme. È un giocatore tecnico che tra linee può dar fastidio, però la stiamo preparando bene, sicuramente faremo una gran partita.